ambasciatore del sorriso dedicato al mondo del sociale e delle fasce deboli, ideato dal politico artista Angelo Iannelli e dall'associazione Vesuvius, madrina della manifestazione che ha visto la premiazione di artisti, scrittori, intellettuali, musicisti, giornalisti, operatori del terzo settore, la nipote del grande Totò, Elena Alessandra Antigoni De Curtis. E domani alle 20:30